Come si sente essere considerato un operatore di un settore ad alto rischio con tutte queste chiusure? Sembra di capire che cinema, teatro, tutto il mondo dello spettacolo sia un mondo pericoloso. Questo è il problema più grosso. Sentirsi quasi inutile, ecco, questo è il termine giusto per un settore che non è che è stato distrutto, è stato devastato. Però bisogna dire una cosa importante: è stato devastato già da decenni. Non è che bisognava far arrivare la pandemia per devastarlo. La pandemia, ecco, ha dato il colpo di grazia. Penso che il futuro abbia perso la rotta del passato. Non ci può essere un futuro senza sapere da dove arriviamo. Noi veramente siamo stati la culla dell'arte. E vabbè, io mi sento come si sentono un po' tutti gli artisti, tutte le persone. Non so se posso dire il termine, abbandonati. Abbandonati come aiuto, però lasciatemi passare il pensiero, quando poi un artista deve pagare le tasse, quelle arrivano puntuali. E allora dov'è che stiamo sbagliando? Manca forse qualche tassello che non ci fa comprendere delle cose. Inutili, sì. Ma quando poi si tratta di contributi, di tasse, eccetera, eccetera, là non siamo inutili. No, non voglio partire subito con la polemica. Come si vive con l'idea che gli operatori dello spettacolo siano luoghi, e quindi i teatri, i cinema, siano luoghi di contagio pericolosi, quasi degli untori voi? Come vivete questo momento così triste? Ma molto male, devo dire, perché a parte il ruolo di untore, che giustamente tu indichi, non ci sentiamo degli untori, perché credo che gli spazi sono giusti e se con le distanze giuste si poteva stare tranquillamente aperto senza nessun problema. Ma il problema è che il nostro è un settore tartassato da sempre. Già prima della pandemia eravamo in pandemia, quindi voglio dire, adesso ci hanno proprio messo KO e non è che ci siamo rassegnati, ma siamo frustrati proprio da quest'aria che gira, quest'aria che tira, oltre ad avere ovviamente il dolore e la sofferenza di vedere il mondo sottosopra. Parlare di apertura in questo momento significa proprio di dire eresia, insomma, perché aprire i teatri ad aprile, quando chiudono normalmente, ma parla proprio di parlare di eresie totali, insomma. Il problema più grande che si è purtroppo manifestato è stata la completa assenza da parte delle istituzioni che ha abbandonato quasi completamente il mondo della cultura. Hanno aiutato commercialisti, hanno aiutato avvocati, hanno aiutato ristoratori. Si parla solo di questo dall'inizio della pandemia. C'era il problema per fare il bagno d'estate al mare, nessuno si è fatto il problema di un operatore di cultura di come in qualche modo avrebbe potuto mettere il piatto a tavola. Questa è stata una cosa abbastanza scottante per tutti noi che viviamo con questo lavoro e abbiamo subito e continuiamo a subire, insomma, le restrizioni che ci sono da un punto di vista lavorativo. Il lavoro che facciamo noi del teatro, della cultura, è un lavoro come tutti gli altri. Serve per pagare le bollette a fine mese, per pagare il mutuo, per pagare la rata della macchina, per fare la spesa, come un normale impiegato. E quando non c'è purtroppo nessun tipo di aiuto da parte delle istituzioni o comunque briciole che in qualche modo servono veramente a poco, diventa dura e complesso andare avanti. Paradossalmente c'è più pressione politica per la riapertura delle piscine e delle palestre che dei cinema e dei teatri. Beh, certo, là c'è un indotto economico completamente diverso. Il teatro, per fare il teatro c'è bisogno che uno Stato contribuisca, c'è bisogno che uno Stato protegga gli attori, protegga gli artisti, fermo restante che naturalmente piscine e quant'altro, pure loro, hanno subito un crollo enorme. Però io non capisco qual è
la differenza tra venire a teatro e andare in un luogo sacro. Premesso, io sono una persona altamente credente. Andare a teatro e andare a messa, forse perché a messa sono più ordinati, però le persone che vanno a teatro non rispondono alla messa, quindi la bocca non si apre, quindi non c'è il problema che possa fuoriuscire il virus. Questa incertezza, cioè noi viviamo in un limbo che si chiama incertezza. Io non posso programmare non il mese prossimo, ma domani all'ora di adesso. Io non so che cosa potrò fare domani. Allora questo è pericolosissimo. Ma io credo che in Italia non hanno funzionato diverse cose. Cioè innanzitutto ci doveva essere tempestività e chiusura. Questa è la cosa importante. Cioè la chiusura totale, come hanno fatto in altre parti, come ha invocato anche il nostro governatore De Luca da sempre, chiudiamo, mi sembrava molto più seria questa proposta, molto più giusta, fermiamoci per un certo periodo e chiudiamo la partita. Invece qua si è fatta aperture, chiusure, abbiamo giocato un po' a nascondino, insomma, questo non ce n'è venuto bene, insomma, perché alla fine è successo quello che è successo. E se è successo tutto questo è perché c'è stato un certo lassismo e molta indecisione. Ma voi eravate pronti per la riapertura qualche mese fa, quando ci fu l'idea di riaprire cinema e teatro? Sì, avevamo parlato con le compagnie perché noi avevamo lasciato una stagione con 3 spettacoli in sospeso. Quindi lasciando la stagione con 3 spettacoli in sospeso dovevamo ai nostri abbonati dare questi 3 spettacoli. Quindi avevamo chiamato le compagnie, avevamo chiamato tutti gli abbonati, facendo anche opera di convincimento, perché con la pandemia qualcuno tentennava di vengo a teatro, non vengo a teatro. Avevamo fissato anche le date, dopodiché, dopo che avevamo fatto tutte le nostre belle 700 telefonate per i 700 abbonati e tutto quanto, stabiliti i giorni, stabilito tutto, stabilito l'ora, il governo ci chiuse un'altra volta. Quindi, voglio dire, tartassati e anche un po' presi per i fondelli. C'è stata anche una scarsa collaborazione, unità tra di voi nel scendere in campo in azioni di protesta, di lotta, o è un'impressione? E purtroppo di base gli artisti vivono di sogni e di favole, per cui molto spesso non ci si presenta la difficoltà e non vogliono vederla, anche se è proprio davanti, tangibile, per cui ognuno pensa a progettare, ognuno pensa a immaginare cose che poi devono avvenire in futuro, quando tutto finirà, perché tutto sta per finire, il teatro vivrà di nuovo, perché il teatro non muore mai, non può morire mai. Anche all'epoca di Shakespeare il teatro è stato chiuso quasi 4 anni, quindi voglio dire, è sempre vissuto e sempre vivrà. Il problema è questo, è che il mondo degli artisti vive di sogni e molto spesso avrebbe bisogno di tangibilità, come hanno fatto magari i ristoratori che sono scesi in strada, che hanno manifestato il disappunto nei confronti delle istituzioni, avrebbe potuto fare questo. Invece molto spesso si pensa ad altro, ci si guarda forse in maniera distaccata, ci si guarda non rendendosi conto che siamo tutti sulla stessa barca. All'attore e al regista chiedo, ma i ristori sono arrivati? Quelli per i panini sicuramente. Io devo dire la verità, abbiamo avuto qualche cosettina, per carità. È arrivato il ristoro, abbiamo avuto qualche cosettina, però più che il ristoro io lo chiamerei un'elemosina. Quello che è arrivato veramente, abbiamo fatto il gioco della coperta corta, ma il gioco della coperta corta per il primo mese. E noi siamo 12 mesi. Io mi chiedo chi sta al governo, che ecco vive il Ministero della Cultura, ma dico, ma è mai entrato in un teatro? Sa quali sono le difficoltà di un teatro, i problemi che vivono le persone che lavorano di teatro? Gli aiuti sono arrivati? Sì, devo dire che sono arrivati per il cinema, in particolare un po' di più, per il teatro, ma parliamo di aiuti che sono irrisori, perché se si parla di una proporzione su quello che è stato, parliamo del 4-5% su quello che si è perso, insomma, e quindi
diventa anche quello una presa in giro. Le istituzioni locali, comune, regione, provincia, sono state vicine? A me no. È come a me, a tantissimi di noi. Abbiamo avuto, ecco, aiuto dalla regione, questo sì, ma dall'amministrazione comunale no, questo no. Ma penso nessuno, o penso magari qualcuno. La mia proposta è quella di non dare queste sovvenzioni così confusionari, così poco obiettive, insomma, cercare di risolvere i problemi veri, che sono gli affitti, le utenze, sotto questo aspetto qui, perché non è dando la mancia che si riesce ad andare avanti in un momento come questo, è sostenendo veramente dove c'è la piaga aperta, e lì intervenire, evitare di pagare tasse, evitare, cioè, più che contributo, sostegno a stare aperti e non avere spese, insomma, questo dovrebbe essere veramente il toccasana per tutto il settore, e agli attori, agli artisti che sono, dare un sostegno, ma un sostegno che sia adeguato ad una vita normale di un cristiano, insomma. Non quell'una tandem che serve giusto per 20 giorni e poi è finito. Parlavi di favole, di sogni. Il tuo lavoro nello specifico ha un diretto contatto con queste parole? Io se non avessi immaginato, sognato le favole che tutti i giorni nella vita dobbiamo in qualche modo riscoprire, anche guardando un semplice tramonto del sole, non avrei fatto questo lavoro. Mi occupo di questo, sono regista e la fortuna di questo lavoro è che in qualche modo riesce a stupirmi sempre. Sono sempre il bambino di 5 anni. Ne ho fatto una professione attraverso il teatro, attraverso la regia di spettacoli, musical per ragazzi, ma anche di teatro off, e perché no, anche il messaggio dell'insegnamento alla drammaturgia, che dà tanta soddisfazione. Ne ho fatto un lavoro. 20 anni fa chiesi il sogno nel cassetto, la risposta fu gestire un teatro. Oggi il sogno nel cassetto? Non gestisco ancora un teatro mio, per intenderci. Gestisco, ecco, in modo, perché abbiamo affittato, abbiamo una convenzione con il centro sociale, però il mio sogno è quello di poter gestire un teatro. Magari Antonello ci penserà, Antonello di Cerbo ci penserà, pensare a quel progetto di aprire un teatro, sì, per la città, ma non dimentichiamo che io da 22 anni faccio una delle cose più belle, quello di teatro-terapia con i ragazzi, chiamiamoli diversamente abili, ma io ho sempre detto che in 22 anni il diversamente abile sono stato sempre io. Teatro delle Arti è una delle più belle realizzazioni degli ultimi decenni della Regione Campania, un vanto e veramente complimenti. Noi abbiamo la fortuna di avere la Regione De Luca, che è molto sensibile sui temi della cultura. In quello che può cerca di starci vicino, vorrebbe starci anche molto più vicino, ma chiaramente i mezzi sono quelli. Per il resto lontananza assoluta, insomma, perché per il governo centrale non viene certo a vedere un caso di un teatro che è stato aperto da 6 volontari che si sono fatti debiti con le banche, si sono impegnati le case e hanno realizzato una struttura come questa. Non lo sanno neanche chi siamo, probabilmente. Ancora un sogno nel cassetto? Sì, guai a non avere sogni nel nostro settore. Ma poi nella vita bisogna avere i sogni, perché con i sogni si diventa ottimisti. È solo con l'ottimismo e con il sorriso sulle labbra che si superano le difficoltà. Uno? Ne tengo un cassetto pieno di sogni. Quello imminente è che in qualche modo, come una magia, tutto possa sparire e possa tornare tutto alla normalità, per il momento. Questo è quello più importante di ora.